Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformato in un pomeriggio di tristezza per diversi motivi. Contro il Fano era stata indetta la giornata bianco-verde, ma alla fine a festeggiare è stata solo la squadra marchigiana, bravissima ad approfittare di ogni minimo errore commesso dai marsicani, ai quali continua a mancare peso specifico in attacco, soprattutto dopo l'infortunio a Moro e alla progressiva perdita di Alessio Di Massimo, che nell'ultimo mese è apparso un lontanissimo parente di quel campione che la Juventus si è abilmente assicurato. E il povero Lucarelli ha dovuto fare di necessità virtù, inventandosi di Genova prima punta e armeggiare domenicalmente con diverse alchimie tattiche per mettere in campo la giusta quantità di under dopo l'ulteriore abbandono di Antonio Valerio. Una situazione che nelle ultime partite è stato difficile gestire e i risultati sono la logica conseguenza di fatti che in agosto non erano assolutamente ipotizzabili. E oggi il Fano ha fatto tesoro dei problemi dei biancoverdi e ha portato a casa un successo che rilancia i Granata nelle zone nobili della graduatoria. La cronaca si apre con un cross di Gabriele Puglia dal fondo per Bisegna, che in corsa lascia partire un destro al volo che finisce alto sulla traversa. Passano 5 minuti e l'azione si ripete ma a ruoli invertiti, con Bisegna a suggerire e Puglia a cercare di colpire, ma un avversario lo sbilancia e tutto svanisce. Un po' di lavoro anche per Davino, che al 19° va a bloccare un tiro centrale di Gucci. Al 23° un cross dalla destra di Chiacchiarelli viene impattato dall'avanzato Camilloni, che manca la rete per pochi centimetri. Poi seguono alcuni minuti giocati in prevalenza a metà campo, fino al 37°, quando si innesca una bella combinazione che vede Di Genova fare la sponda perfetta per Puglia, che entra in area e in diagonale fa secco l'incolpevole Ginestra. Sembra un Avezzano in buona giornata, ma ai marsicani continua a mancare l'apporto di Alessio Di Massimo, che in chiusura di tempo lascia partire un sinistro sbilenco, assolutamente non degno della fama che si è conquistato. A questo punto nulla lascia presupporre il tracollo dell'Avezzano, ma nella ripresa accade qualcosa di imprevisto che porta i padroni di casa a giocare senza la giusta grinta e il Fano ne approfitta a piene mani. Al 5° minuto c'è un tiro di Chiacchiarelli deviato in angolo da Davino con qualche difficoltà. Sulla battuta del corner gli ospiti pareggiano con Sassaroli, lasciato colpevolmente solo di spingere in porta un pallone dall'interno dell'area piccola, e da questo momento per i marsicani inizia una pericolosa discesa. L'attesa reazione non c'è e al 13° il Fano raddoppia con un pallone che sembra gettato in avanti senza guardare a chi, ma Sivilla raccoglie, controlla, rientra sul destro e insacca sul primo palo con Davino che resta a guardare. Lucarelli cerca di correre ai ripari e toglie lo spento Di Massimo per Vittaie e contemporaneamente inserisce la rosa per l'affaticato Puglia. Un angolo di Bisegna per la testa dell'avanzato Tabacco, che mette sopra la traversa, fa da prologo al triste ospite che arriva poco dopo. È ancora lo scatenato Sivilla a raccogliere un pallone sulla sinistra, tornare indietro ed accentrarsi fin sul dischetto del rigore per lasciar partire poi il destro che si insacca senza possibilità di appello. L'Avezzano è sulle ginocchia e non trova la forza di reagire. Al 34° Sivilla, un incubo per i biancoverdi, parte in posizione sospetta, percorre 30 metri di corsa e infila tra palo e portiere sul tentativo di uscita di Davino. 4-1 e partita finita. Di Genova potrebbe accorciare al 36° quando viene a trovarsi da solo davanti a Ginestra, ma ci abbatta malamente e l'opportunità sfuma anche stavolta. 2 minuti più avanti l'occasione appare ancora più ghiotta, il lancio è di Ndiaye per Di Genova, che elude il fuorigioco e si presenta nuovamente davanti a Ginestra, che gli esce incontro, chiudendogli di precisione lo specchio della porta. Al 42° la rosa accorcia le distanze, mettendo in rete da posizione molto defilata dopo aver saltato anche il portiere in disperata uscita. Al 44° tocca a Persi a tentare la fortuna, ma la dea bendata è girata dall'altra parte perché sul sinistro del ragazzo Verruschi si immola e va a deviare col corpo la botta che avrebbe meritato ben altra sorte. E come ciliegina finale su questa amara torta ci mettiamo il palo colpito da Bisegna su calcio piazzato dal limite, a conferma che quando non è giornata è inutile farsi il sangue amaro. A fine partita vengono estratte a sorte le due maglie numero 11 con il nome di Alessio Di Massimo, ma tra lo sconcerto generale si viene a sapere che Di Massimo si è rifiutato sia di consegnare i due trofei messi in palio dalla società che di autografarli come da programma. Stessa cosa per le interviste. Di lui si sono perse le tracce al momento della sostituzione, ma tra i tifosi che escono delusi dallo stadio, la delusione maggiore è sicuramente per la sconfitta della loro squadra. Da domani Di Massimo cambierà vita e per lui sarà tutto più bello e più gratificante. Auguri ragazzo e buona fortuna per il tuo futuro.
Lucarelli, primo tempo bene l'Avezzano, bene anche il Fano, poi secondo tempo che cosa è successo? Prendere tutti questi gol, tante disattenzioni comunque sono state dietro. Sì, diciamo che siamo stati puniti oltre misura perché ogni volta che venivano giù facevano un gol e noi in questa maniera abbiamo perso quelle certezze di provare a reagire dopo un episodio, un calcio d'angolo, una palla inattiva che ci ha punito oltre misura, perché secondo me fino a quel momento stavamo tenendo bene il campo con una squadra forte che veniva da un momento molto difficile, ma si sa che può succedere. Noi eravamo 18 partite che qui in casa non perdevamo, è capitato, è successo casomai nella giornata in cui non volevamo, però sono cose che succedono. Adesso testa bassa, si ricomincia a lavorare e si pensa alla prossima. È un dato di fatto però che l'Avezzano nell'ultimo mese ha giocato in 10. Io adesso non voglio dire cattiverie, però Di Massimo insomma è stato uno di meno, parlano i numeri, parlano i fatti. Ma io non la guarderei così, perché penso che lui oggi anche al primo tempo ce l'ha messa tutta. Io non ho visto questo giocare in 10, e che abbiamo l'abitudine a vedere lui fare gol, non vediamo che fa gol e pensiamo che giochiamo in 10, ma non è assolutamente così, perché il ragazzo oggi ce l'ha messa tutta, era l'ultima partita, ci teneva. Un altro giocatore non avrebbe giocato, perché adesso si può parlare e dire che lui avevano detto di non giocare più e lui ha voluto giocare, quindi solo questo fa capire l'attaccamento che ci ha avuto questo ragazzo nei confronti dell'Avezzano, della società e anche dei tifosi che l'hanno applaudito. Alessandrini, un successo importante e meritato, netto, che rilancia il Fano nelle primissime posizioni, anche se c'è sempre stato. Ma è un successo che viene in un momento per noi particolare, insomma, dove alcuni risultati non erano venuti, i ragazzi avevano perso un po' di certezze, un po' di fiducia, anche le critiche intorno a noi non ci hanno aiutato, però oggi, dopo aver toccato il fondo, perché alla fine del primo tempo la squadra sicuramente non era nelle migliori condizioni psicologiche, se consideriamo che oggi ci mancava quattro giocatori, quelli più importanti per noi, insomma tutta la spina dorsale, la difesa e il centrocampo. E perciò il fatto di aver vinto contro, secondo me, un Avezzano che è molto bravo, soprattutto nel reparto offensivo, testimonia che c'è questa volontà, e è stata una vittoria, come ha detto lei, meritevole, perciò un elogio particolare vanno a tutti i giocatori, soprattutto oggi avevamo tantissimi giovani a disposizione e quelli più meno giovani hanno dato quel contributo di carattere che la squadra aveva bisogno.